Lo secondo Giovanni fu scritto due generazioni dopo la crocifissione di Gesù Cristo e ambientato in un periodo in cui l'impero romano controllava Gerusalemme. Sebbene la crocifissione fosse il metodo di punizione preferito dai romani, non era sancito dalla legge ebraica. Gesù e tutti i suoi primi seguaci erano ebrei. Il Vangelo riflette un periodo di polemica e antagonismo senza precedenti tra la Chiesa emergente e l'istituzione religiosa del popolo ebraico. Questo film è una rappresentazione fedele di quel Vangelo. Nel principio la parola esisteva già. La parola era con Dio. E la parola era Dio. Colui che è la parola esisteva nel principio con Dio. Dio creò tutte le cose per mezzo di Lui, e senza di Lui niente fu creato. La parola diede vita a tutta la creazione e la sua vita portò luce a tutti. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non potranno mai spegnerla. Dio mandò un uomo, Giovanni il Battista, a parlare in favore della luce, perché tutti, mediante la sua testimonianza, credessero. Giovanni non era la luce, era un semplice testimone mandato ad annunciare la luce. Colui che è la vera luce, che dà luce a tutti, stava venendo nel mondo. Egli venne proprio nel mondo che aveva creato, ma il mondo non lo ha riconosciuto. È venuto in mezzo alla sua gente e perfino questa lo ha rifiutato. Ma a tutti quelli che lo hanno accettato, a quelli cioè che hanno creduto in lui, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Essi sono nati di nuovo, non mediante una nascita secondo natura, come frutto di passione o progetto umano, ma mediante una nascita che ha origine in Dio. Così egli, la parola, è diventato uomo e ha abitato in mezzo a noi. Era pieno di inesauribile amore e verità. E noi abbiamo visto la sua gloria, la gloria dell'unico figlio del Padre. Giovanni gli rese testimonianza. Di lui io parlavo quando dicevo: dopo di me viene uno che è molto più grande di me, perché esisteva già ben prima di me. Dalla sua ricchezza noi tutti abbiamo ricevuto benedizioni non meritate, una dopo l'altra. La legge, infatti, è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia dell'inesauribile amore di Dio e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio, eccetto colui che è unico nel suo genere, che è Dio egli stesso, intimamente legato al Padre. Lui ci ha rivelato Dio. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i capi dei giudei inviarono da Gerusalemme dei sacerdoti e degli assistenti del Tempio. Chi sei? E Giovanni disse con tutta franchezza: io non sono il Messia. Dunque chi sei? Sei forse Elia? No, no. Sei tu il profeta che stiamo aspettando? Allora chi sei? Noi abbiamo bisogno di una risposta per quelli che ci hanno mandati. Cosa hai da dire sul tuo conto?
Giovanni replicò con le parole del profeta Isaia. Io sono una voce che grida nel deserto. Sgombrate la strada per il Signore! Allora i farisei che erano stati inviati gli chiesero: se non sei il Messia, né Elia né il profeta, che diritto hai di battezzare? Io battezzo con acqua. Ma proprio qui, in mezzo alla folla, c'è uno che non riconoscete. Anche se la sua missione viene dopo la mia, non sono nemmeno degno di fargli da schiavo, né di sciogliere i lacci dei suoi sandali. Questo incontro ebbe luogo a Betania, una regione a est del fiume Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Il giorno successivo, Giovanni vide Gesù venire verso di lui. Ecco, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. È di lui che parlavo quando dicevo: dopo di me viene un uomo che è molto più grande di me, perché esisteva già ben prima di me. Non avevo riconosciuto in lui il Messia, sebbene io battezzassi con acqua per farlo conoscere alla nazione di Israele. E Giovanni rese questa testimonianza: ho visto lo Spirito Santo scendere dal cielo come una colomba e posarsi su di lui. E io non sapevo che fosse il Messia, ma quando Dio mi mandò a battezzare con acqua, mi disse: l'uomo sul quale vedrai lo Spirito scendere e posarsi è lui che battezzerà con lo Spirito Santo. Io ho visto che questo è quanto è avvenuto a Gesù, perciò testimonio che proprio lui è il Figlio di Dio. Il giorno seguente, Giovanni stava di nuovo là con due suoi discepoli. Mentre Gesù passava, Giovanni fissò lo sguardo su di lui. Ecco l'agnello di Dio. Quando i due discepoli di Giovanni udirono ciò, si misero a seguire Gesù. Gesù si voltò, vide che lo seguivano. Che volete? Dove abiti, Rabbi? Rabbi. Che tradotto significa maestro. Venite a vedere. Erano circa le 4 del pomeriggio quando lo accompagnarono al luogo dove abitava e rimasero con lui per il resto della giornata. Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno degli uomini che avevano sentito le parole di Giovanni e si erano messi a seguire Gesù. Andrea andò a cercare suo fratello Simone. Abbiamo trovato il Messia! Che si traduce Cristo. Quindi Andrea portò Simone da Gesù. Egli fissò lo sguardo su Simone. Tu sei Simone, figlio di Giovanni, ma sarai chiamato Cefa, che si traduce
Pietro. Il giorno dopo, Gesù decise di recarsi in Galilea. Trovò Filippo. E gli disse: seguimi. Filippo era di Betsaida, città natale anche di Andrea e Pietro. Filippo andò a cercare Natanaele. Abbiamo trovato la persona di cui hanno scritto Mosè e i profeti. Il suo nome è Gesù ed è figlio di Giuseppe di Nazareth. Potrebbe forse venire qualcosa di buono da Nazareth. Vieni a vedere tu stesso. Mentre si avvicinavano, Gesù disse: ecco un vero israelita, un uomo in cui non c'è traccia di falsità. Come mai mi conosci? Ti ho visto sotto il fico prima che Filippo ti chiamasse. Sei il figlio di Dio, il re di Israele. Credi tu soltanto perché ti ho detto di averti visto sotto il fico? Vedrai cose più grandi di queste. Vi dico la verità. Tutti voi vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Il giorno seguente, nel villaggio di Cana, in Galilea, c'era una festa nuziale. La madre di Gesù era presente. Anche Gesù e i suoi discepoli erano invitati alla cerimonia. Nel bel mezzo della festa il vino venne a mancare. Perciò la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. Donna cara, la cosa non ci riguarda. La mia ora non è ancora giunta. Fate qualunque cosa vi dirà. Là vicino si trovavano 6 recipienti di pietra per l'acqua, necessari per le purificazioni cerimoniali degli ebrei. Ogni recipiente poteva contenere dai 75 ai 113 litri. Riempite d'acqua i recipienti. Quando i contenitori furono riempiti fino all'orlo, ora attingete e portatene un po' all'organizzatore della cerimonia.
Allora i servitori seguirono le sue istruzioni. Quando l'organizzatore della cerimonia ebbe assaggiato l'acqua, che era diventata vino, non sapendo da dove provenisse, sebbene i servitori ovviamente lo sapessero, chiamò lo sposo. Qualsiasi persona serve prima il vino migliore, poi, quando tutti hanno bevuto in abbondanza, offre il vino meno pregiato. Tu invece hai tenuto da parte il vino migliore fino ad ora. Con questo segno miracoloso compiuto a Cana di Galilea, per la prima volta Gesù manifestò la sua gloria, così i suoi discepoli credettero in lui. Dopo quel matrimonio, egli si recò a Capernaum per alcuni giorni con sua madre, i suoi fratelli e i suoi discepoli. Si avvicinava la Pasqua giudaica e Gesù si recò a Gerusalemme. Nel cortile del Tempio vide i mercanti che vendevano bestiame, pecore e colombi per i sacrifici. Vide anche i cambiamonete ai loro tavoli, che cambiavano valuta straniera. Gesù fece una frusta con delle corde e scacciò tutti fuori dal tempio, disperse pecore e bestiame. Sparpagliò a terra il denaro dei cambiamonete e rovesciò i loro tavoli. Poi andò da quelli che vendevano colombi. Portate fuori ogni cosa! Smettete di fare della casa di mio padre un mercato! Allora i suoi discepoli ricordarono questa profezia delle scritture: lo zelo per la casa di Dio è come un fuoco che mi divora. Ma i capi dei giudei gli domandarono: cosa stai facendo? Se Dio ti ha dato davvero l'autorità di fare questo, mostraci un segno miracoloso che lo provi. D'accordo, distruggete questo tempio e in tre giorni lo rimetterò in piedi. Tu saresti in grado di ricostruirlo in tre giorni? Ci sono voluti 46 anni per costruire questo tempio. Quando però Gesù disse questo tempio, si riferiva al proprio corpo. Dopo che fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli ricordarono che egli aveva detto questo e credettero sia alle scritture, sia a quello che Gesù aveva detto. A motivo dei segni miracolosi da lui compiuti a Gerusalemme durante la festa di Pasqua, molti cominciarono a credere in Gesù. Ma Gesù non si fidava di loro, perché ben conosceva la natura umana. Non aveva certo bisogno che qualcuno gli rivelasse quel che passava per la mente di ogni uomo. C'era un fariseo che era un capo dei giudei di nome Nicodemo. Nel buio della notte,
egli andò a parlare con Gesù. Rabbi, tutti noi sappiamo che Dio ti ha mandato per istruirci. I tuoi segni miracolosi sono la prova che Dio è con te. Ti dico la verità. Se non nasci di nuovo, tu non puoi vedere il regno di Dio. Che vuoi dire? Come può un uomo anziano tornare nel grembo di sua madre e nascere di nuovo? Ti dico la verità. Nessuno può entrare nel regno di Dio se non nasce d'acqua e di spirito. L'essere umano può riprodurre soltanto vita naturale. Ma la vita spirituale nasce dallo Spirito Santo. Perciò non meravigliarti se ti dico devi nascere di nuovo. Il vento soffia dove vuole, e allo stesso modo in cui tu puoi udire il vento, ma non sai da dove viene né dove va, così non puoi spiegarti come le persone nascano dallo spirito. Ma com'è possibile tutto ciò? Tu sei un maestro giudeo competente e non capisci queste cose. Ti dico la verità. Vi parliamo di quello che sappiamo e abbiamo visto. Eppure vi rifiutate di credere alla nostra testimonianza. Ma se non mi credete quando vi parlo di cose terrene, come crederete se vi parlerò delle cose celesti? Nessuno è mai salito in cielo ed è tornato, ma il Figlio dell'uomo è sceso dal cielo. E come Mosè nel deserto innalzò su un'asta il serpente di bronzo, così il Figlio dell'uomo deve essere innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio ha mandato suo figlio nel mondo non per condannare il mondo, ma per salvarlo per mezzo di lui. Non c'è condanna per chiunque crede in lui, ma chi non crede in lui è già stato condannato per non aver creduto nel Figlio unico di Dio. Tale condanna si basa sul fatto seguente. La luce di Dio è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato le tenebre più della luce perché le loro azioni erano malvagie. Tutti quelli che fanno il male odiano la luce e ne stanno ben lontani, perché temono che i loro peccati vengano allo scoperto. Ma quelli che fanno ciò che è giusto vengono alla luce, così gli altri possono vedere che stanno facendo quanto Dio gradisce. Poi Gesù e i suoi discepoli partirono da Gerusalemme e si recarono nelle campagne della Giudea. Gesù vi trascorse qualche tempo con loro battezzando il popolo. In quel tempo Giovanni il Battista battezzava Enon nei pressi di Salim, perché là c'era abbondanza d'acqua e le persone andavano da lui per essere battezzate. Questo prima che Giovanni fosse arrestato. Scoppiò allora una disputa fra i discepoli di Giovanni e un giudeo sulla purificazione cerimoniale. Rabbi, l'uomo che hai incontrato sull'altra sponda del fiume Giordano, quello che hai riconosciuto come Messia. Ecco, sta battezzando lui la gente, e tutti vanno da lui invece di venire da noi. Nessuno può ricevere nulla se Dio non glielo dona dal cielo. Voi stessi sapete con quanta franchezza vi ho detto: io non sono il Messia. Sono qui soltanto per preparargli la strada, e lo sposo a convolare a nozze con la sposa. Il testimone è semplicemente contento di assistere e ascoltare le sue promesse nuziali. Per questa ragione, sapere che egli raggiunge il suo scopo mi riempie di gioia. Lui deve diventare sempre più importante, e io sempre di meno. Egli è venuto dal cielo ed è più grande di chiunque altro. Noi siamo della terra e parliamo di cose terrene, ma lui è venuto dal cielo ed è più grande di chiunque altro. Testimonia di quello che ha visto e udito, ma ben pochi sono coloro che credono a quanto egli dice. Chiunque accetta la sua testimonianza può confermare che Dio è veritiero. Egli infatti è mandato da Dio e proferisce le parole stesse di Dio, perché Dio gli dà lo Spirito illimitatamente. Il Padre ama suo Figlio e ha posto ogni cosa nelle sue mani.
Chiunque crede nel Figlio di Dio ha vita eterna. Chi non ubbidisce al Figlio non avrà mai la vita eterna e rimane sotto il terribile giudizio di Dio. Gesù sapeva che i farisei avevano udito che egli battezzava e faceva più discepoli di Giovanni, sebbene non fosse Gesù stesso a battezzarli, ma i suoi discepoli. Perciò lasciò la Giudea e tornò in Galilea. Nel tragitto doveva passare per la Samaria. Giunse così a un villaggio samaritano chiamato Sicar, nei pressi del campo che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe. Là c'era il pozzo di Giacobbe e Gesù, stanco per il lungo cammino, verso mezzogiorno si sedette accanto al pozzo. Poco dopo giunse una donna samaritana ad attingere acqua. Per favore, dammi da bere. In quel momento era solo, perché i suoi discepoli erano andati nel villaggio a comprare cibo. Tu sei un ebreo e io una donna samaritana. Perché stai chiedendo da bere proprio a me? La donna rimase sorpresa perché gli ebrei solitamente rifiutano qualsiasi contatto con i samaritani. Se solo sapessi quale dono Dio ha in serbo per te e chi è colui che ti sta parlando, tu stessa mi avresti chiesto da bere. E io ti avrei dato dell'acqua viva. Signore, tu non hai una corda né un secchio e questo pozzo è molto profondo. Da dove prenderesti quest'acqua viva? Pensi inoltre di essere più ingegnoso del nostro antenato Giacobbe che ci ha procurato questo pozzo? Come puoi offrire un'acqua migliore di quella che hanno bevuto lui, i suoi figli e il suo bestiame? Chiunque beve di quest'acqua presto avrà di nuovo sete. Ma chiunque beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Questa diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce fresca e gorgogliante, dandogli vita eterna. Signore, dammi quest'acqua, così che non abbia più sete e non debba più venire qui a prenderne. Va a chiamare tuo marito. Non ho marito. Proprio così, non hai marito, perché hai avuto 5 mariti e l'uomo con cui ora vivi non è tuo marito. In questo hai detto la verità. Signore, sicuramente tu sei un profeta. Dimmi, perché voi ebrei avete la pretesa che Gerusalemme sia l'unico luogo di culto? Noi samaritani sosteniamo che esso deve trovarsi qui, sul monte Gerizim. Credimi, donna. Viene il tempo in cui non importerà più se adorare il Padre su questo monte o a Gerusalemme. Voi samaritani sapete molto poco di colui che adorate, mentre noi ebrei conosciamo bene colui che adoriamo, perché la salvezza proviene dagli ebrei. Ma si avvicina il tempo, anzi è già venuto, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità. Il Padre sta cercando persone che lo adorino in questo modo. Dio infatti è spirito, perciò quelli che lo adorano devono farlo in spirito e in verità. So che il Messia, colui che è chiamato Cristo, sta per arrivare. Quando verrà, ci spiegherà ogni cosa. Io sono il Messia. Io sono colui che ti sta parlando. Proprio in quel momento arrivarono i suoi discepoli. Essi restarono sorpresi nel vederlo parlare con una donna. Eppure nessuno di loro osò dirgli: che cosa ne stai chiedendo? O perché stai parlando con questa samaritana? La donna abbandonò la sua brocca presso il pozzo, tornò di corsa al villaggio. Venite a vedere, c'è un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto nella mia vita. Non potrebbe essere lui il Messia? Allora la gente accorse numerosa dal villaggio per vederlo. Nel frattempo i discepoli sollecitavano Gesù dicendogli: Maestro, mangia qualcosa. Ma Gesù rispose loro: io ho un cibo speciale che voi non conoscete. Qualcuno gli avrà portato da mangiare mentre eravamo assenti? Si chiesero i discepoli. Il mio cibo consiste nel fare la volontà di Dio che mi ha inviato e nel portare a termine la sua opera. Voi conoscete il proverbio che dice: dopo la semina 4 mesi ancora e viene la mietitura. Io però vi dico: svegliatevi e guardatevi attorno.
I campi sono già pronti per la mietitura. Ai mietitori si paga un buon salario e i frutti che raccolgono sono persone condotte a vita eterna. Quale gioia è riservata tanto al seminatore quanto al mietitore? Conoscete anche un altro proverbio. L'uno semina e l'altro raccoglie, ed è vero. Io vi ho mandato a raccogliere dove non avete seminato. Altri hanno già concluso il lavoro di semina. E ora aspetta a voi di mietere il raccolto. Molti samaritani di quel villaggio credettero in Gesù a motivo delle parole pronunciate dalla donna. Mi ha detto tutto quello che ho fatto nella mia vita. Quando uscirono per vederlo, lo pregarono di rimanere nel villaggio. Così Gesù rimase là 2 giorni. Il tempo sufficiente perché molte altre persone ascoltassero il suo messaggio e credessero. Quindi dissero alla donna: «Ora crediamo non soltanto per quello che tu ci hai detto, ma perché lo abbiamo udito di persona. Ora sappiamo che lui è veramente il Salvatore del mondo». Trascorsi i 2 giorni, Gesù continuò il suo viaggio fino in Galilea. Lui stesso aveva detto che un profeta non è onorato in casa sua. Tuttavia i Galilei lo accolsero bene, perché erano stati a Gerusalemme in occasione della Pasqua e avevano visto tutto quello che aveva fatto nel corso della festa. Mentre attraversava la Galilea, arrivò di nuovo a Cana, dove aveva trasformato l'acqua in vino. Là, nei dintorni di Capernaum, c'era un funzionario governativo che aveva un figlio molto malato. Quando seppe che Gesù era arrivato in Galilea dalla Giudea, andò da lui e lo supplicò di recarsi a Capernaum per guarire suo figlio, che era in fin di vita. Se non vedete segni miracolosi e prodigi, voi non credete. Signore, per favore, vieni subito. Prima che il mio bambino muoia. Torna a casa. Tuo figlio è guarito. Così l'uomo credette a ciò che Gesù aveva detto e se ne tornò a casa. Mentre il funzionario era in cammino, alcuni suoi servi gli vennero incontro con la notizia. Tuo figlio è vivo e sta bene. Egli chiese loro in quale momento il bambino avesse cominciato a sentirsi meglio. Ieri pomeriggio all'1, improvvisamente la febbre è scomparsa. Allora il padre si rese conto che la guarigione si era verificata nel medesimo istante in cui Gesù gli aveva detto: tuo figlio è guarito. Così sia lui sia tutti quelli della sua casa credettero in Gesù. Questo fu il secondo segno miracoloso che Gesù compì in Galilea dopo aver fatto ritorno dalla Giudea. Quindi Gesù ritornò a Gerusalemme in occasione di una delle festività ebraiche. All'interno della città, vicino alla porta delle pecore, si trovava la piscina di Betesda con i suoi 5 portici. Un gran numero di malati giacevano sotto i portici. Ciechi, zoppi e paralitici. Uno di loro era malato da 38 anni.
Quando Gesù lo vide, poiché sapeva che era malato da molto tempo, gli chiese: vuoi essere guarito? E come potrei, signore, dal momento che non ho nessuno che mi cali nella piscina quando l'acqua si agita? C'è sempre qualcun altro che vi entra prima di me. Oh. Alzati. Prendi il tuo giaciglio e cammina. In quell'istante, l'uomo fu guarito. Arrotolò il suo giaciglio e cominciò a camminare. Però tale miracolo avvenne nel giorno del riposo, cioè di sabato. I capi dei giudei quindi protestarono, dissero all'uomo che era stato guarito: tu non puoi lavorare nel giorno del riposo. La legge non ti consente di trasportare quel giaciglio. L'uomo che mi ha guarito mi ha detto: prendi il tuo giaciglio e cammina. Chi ti ha detto una cosa simile? L'uomo non sapeva cosa rispondere, perché Gesù era scomparso tra la folla. Gesù, comunque, lo incontrò poi nel Tempio. Ecco, ormai sei guarito. Perciò smetti di peccare, se non vuoi che ti capiti qualcosa di peggio. L'uomo, dunque, andò dai capi dei giudei e disse loro che era stato Gesù a guarirlo. I capi dei giudei si accanirono quindi contro Gesù, accusandolo di aver violato le regole del giorno del riposo. Ma Gesù rispose: mio padre lavora sempre, anche di sabato. E così anch'io. I capi dei giudei quindi cercavano ancor più di ucciderlo per il motivo seguente: non solo violava il sabato, ma addirittura chiamava Dio suo padre, facendosi uguale a Dio. Gesù allora spiegò: vi dico la verità. Il figlio non può fare nulla in maniera autonoma. Fa soltanto quello che vede fare al padre. Tutto quello che fa il padre lo fa anche il figlio. Il padre infatti ama il figlio e gli mostra tutto quello che fa lui stesso. E rispetto alla guarigione di quest'uomo, il padre gli mostrerà come fare opere ancora più grandi. Quando le vedrete, rimarrete davvero meravigliati. Come infatti il padre dà vita a coloro che risuscita dai morti, così il figlio dà vita a chi vuole. Inoltre il padre non giudica nessuno, però ha dato al figlio l'autorità suprema di giudicare, affinché tutti onorino il figlio come onorano il padre. Chi non onora il figlio certamente non onora il padre che lo ha mandato. Vi dico la verità. Chi ascolta le mie parole e crede in Dio che mi ha mandato ha vita eterna. Mai sarà condannato per i suoi peccati ed è già passato dalla morte alla vita. Vi dico la verità. Il tempo si avvicina. Anzi, è già venuto in cui i morti udranno la mia voce, cioè la voce del Figlio di Dio. E quelli che l'ascoltano vivranno. Il padre ha il potere di vita in se stesso e ha dato a suo figlio il medesimo potere di dare vita. A lui ha concesso l'autorità di giudicare tutti perché è il figlio dell'uomo.
Non siate così sorpresi. Certamente viene il tempo in cui tutti quelli che stanno nelle tombe udranno la voce del Figlio di Dio e risusciteranno. Quelli che hanno fatto il bene risusciteranno per godersi la vita eterna, e quelli che hanno perseverato nel fare il male risusciteranno per subire il giudizio. Io non posso fare nulla di mia iniziativa. Giudico secondo quel che Dio mi dice, perciò il mio giudizio è giusto, perché porto a compimento non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Se dovessi testimoniare riguardo a me stesso, la mia testimonianza non sarebbe valida. Ma c'è qualcun altro che testimonia di me, e vi assicuro che tutto ciò che dice di me è vero. In effetti, voi avete mandato degli uomini a interrogare Giovanni il Battista e avete scoperto che la sua testimonianza riguardo a me era vera. Certamente non mi serve che gli uomini testimonino per me, ma vi sottolineo questo perché possiate essere salvati. Giovanni era come una lampada, ardente, luminosa. Ma voi vi siete lasciati affascinare dal suo messaggio solo per breve tempo. Io però ho chi testimonia molto più efficacemente di Giovanni: i miei insegnamenti e i miei miracoli. Il Padre mi ha affidato queste opere perché io le portassi a compimento. Proprio queste provano che è stato lui a mandarmi. E il Padre stesso che mi ha mandato ha reso testimonianza in mio favore. Voi non avete mai sentito la sua voce né lo avete visto a faccia a faccia. E non avete il suo messaggio inciso nei vostri cuori perché non credete in me, colui che il Padre vi ha mandato. Studiate continuamente le scritture perché secondo voi esse vi danno vita eterna. E proprio le scritture testimoniano in mio favore. Eppure voi rifiutate di venire a me che vi offro tale vita. L'opinione di uomini come voi non significa nulla per me, perché so che non avete l'amore di Dio in voi. Io sono venuto nel nome di mio Padre e non mi accogliete. Se altri vengono a nome loro in mezzo a voi, siete felici di accoglierli. Siete infatti pronti a onorarvi a vicenda, ma non vi importa nulla dell'onore che viene da colui che è il solo Dio. Non c'è da stupirsi che non crediate. Comunque non sarò io ad accusarvi davanti al Padre. Mosè vi accuserà. Sì, Mosè, nel quale voi avete riposto le vostre speranze. Se infatti aveste fiducia in Mosè, credereste anche in me, perché egli ha scritto di me. Però dal momento che non credete a quanto ha scritto lui, come crederete a ciò che dico io? Dopo queste cose, Gesù passò alla sponda opposta del mare di Galilea, noto anche come mare di Tiberiade. Una folla enorme lo seguiva sempre, ovunque andasse, perché vedeva quali segni miracolosi compiva nei malati che gli guariva. Allora Gesù salì in cima a un colle e là si mise seduto insieme con i suoi discepoli. Si avvicinava il tempo della Pasqua giudaica. Poco dopo Gesù alzò gli occhi e vide venirgli incontro una gran folla. Dove possiamo comprare pane a sufficienza per sfamare tutta questa gente? Lo stava mettendo alla prova, perché sapeva già che cosa avrebbe fatto. Anche se lavorassimo per diversi mesi, non avremmo denaro sufficiente per sfamarli tutti. In quel momento Andrea, fratello di Simon Pietro, disse: c'è qui un ragazzo con 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che vuoi che siano per così tante persone?
Dite a tutti di sedersi. Là c'era una grande distesa d'erba e quindi tutti si misero seduti. Soltanto a contare gli uomini adulti si raggiungeva il numero di circa 5.000. Gesù dunque prese i pani, ringraziò Dio e li distribuì alla gente. Poi fece lo stesso con i pesci. E tutti mangiarono a volontà. Dopo che tutti furono sazi, Gesù disse ai suoi discepoli: raccogliete ciò che è rimasto, così che nulla vada sprecato. Allora lo raccolsero e riempirono 12 ceste con i pezzi che di quei 5 pani d'orzo erano avanzati a quelli che avevano mangiato. La gente dunque, dopo che ebbe visto Gesù compiere questo segno miracoloso, diceva: certamente è lui il profeta che stavamo aspettando. Ma quando Gesù seppe che essi avevano intenzione di prenderlo per farne il loro re, si dileguò di nuovo sul monte, tutto solo. Quando fu sera, i discepoli di Gesù scesero in riva al lago per aspettarlo. Salirono su una barca e si diressero verso Capernaum, dalla parte opposta del lago, poiché venivano sorpresi dal buio e Gesù non era ancora tornato. All'improvviso un forte vento si abbatté su di loro e l'acqua era molto agitata. Avevano remato 5 o 6 chilometri. Quando improvvisamente videro Gesù camminare sull'acqua. In direzione della barca. E furono presi da terrore. Non abbiate paura. Sono io. Allora con sollievo lo accolsero in barca. E immediatamente giunsero a destinazione. Il giorno successivo la folla rimasta sull'altra riva del lago si rese conto che i discepoli avevano preso l'unica barca e che Gesù non era andato con loro. Altre barche giunsero da Tiberiade, vicino al luogo dove la folla aveva mangiato quel pane per cui il Signore aveva reso grazie. Quando dunque la folla vide che né Gesù né i discepoli erano là, montò sulle barche e oltrepassò il lago fino a Capernaum in cerca di lui.
Lo trovarono sulla sponda opposta del lago e chiesero: «Rabbi, quando sei arrivato qua?» «Vi dico la verità. Voi mi cercate perché vi ho dato da mangiare, non perché avete ben interpretato i segni miracolosi. Datevi da fare non per ciò che si deteriora come il cibo, ma per cercare la vita eterna, che il figlio dell'uomo è in grado di darvi. Dio ha posto infatti su di me il sigillo della sua approvazione.» «Anche noi vogliamo compiere le opere di Dio. Che cosa dobbiamo fare?» «Che cosa dobbiamo fare?» «L'unica opera che Dio vuole da voi è che crediate in colui che egli ha mandato. Mostraci un segno miracoloso, se vuoi, che crediamo in te.» «Indicaci la strada!» «Quale opera fai?» «Che cosa dobbiamo fare? Quali opere possiamo compiere?» «Dopotutto i nostri antenati hanno mangiato la manna mentre viaggiavano nel deserto. Le scritture dicono: Mosè diede loro da mangiare pane del cielo.» «Vi dico la verità. Non fu Mosè a darvi quel pane del cielo. Fu mio padre, ma ora egli vi sta offrendo il vero pane del cielo. Il vero pane di Dio, infatti, è colui che discende dal cielo e dà vita al mondo.» «Signore, dacci il pane di Dio! Questo pane ogni giorno! Sono io il pane della vita! Pane ogni giorno! Noi vogliamo il pane di Dio! Chiunque viene a me non avrà mai più fame. Dacci questo pane! Chiunque crede in me non avrà mai più sete. Voi però non avete creduto in me, anche se mi avete visto. Quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò via. Infatti sono disceso dal cielo per fare la volontà di Dio che mi ha mandato, non per fare la mia propria volontà. E questa è la volontà di Dio: che io non perda nemmeno uno di quelli che Dio mi ha dato, ma che li risusciti l'ultimo giorno. Mio Padre infatti ha stabilito che tutti coloro che ammirano suo figlio e credono in lui abbiano vita eterna, e io stesso li risusciterò l'ultimo giorno.» Allora la gente cominciò a protestare perché aveva detto: «Io sono il pane che è disceso dal cielo.» «Costui non è forse Gesù, figlio di Giuseppe? Conosciamo suo padre e sua madre. Come fa a dire: io sono disceso dal cielo?» «Smettete di borbottare per quello che ho detto! Nessuno infatti può venire a me se il padre che mi ha mandato non lo attira. E l'ultimo giorno io lo risusciterò.» Come si legge nelle scritture: «Dio istruirà tutti. Chiunque ha udito il padre e ha imparato da lui, vieni a me. Tuttavia nessuno ha mai visto il padre. L'ho visto soltanto io, che sono stato mandato da Dio. Vi dico la verità: chiunque crede ha vita eterna. Sì, sono io il pane della vita. I vostri antenati mangiarono la manna nel deserto e tuttavia morirono. Ma chiunque mangia il pane disceso dal cielo non morirà mai. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Chiunque mangia questo pane vivrà per sempre. E questo pane che io offrirò è la mia carne, perché il mondo possa vivere.» Allora i presenti cominciarono a discutere gli uni con gli altri sul significato delle sue parole. «Vi dico la verità: se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non potete avere vita eterna in voi. Ma chiunque mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò l'ultimo giorno. La mia carne, infatti, è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chiunque mangia la mia carne e beve il mio sangue vive in me
e io in lui. Io vivo a motivo del Padre, che è vivente e che mi ha mandato. Così chi si nutre di me vivrà anche lui a motivo di me. Io sono il vero pane disceso dal cielo. Non come accadde ai vostri antenati che mangiarono la manna e tuttavia morirono. Chi mangia di questo pane non morirà, ma vivrà per sempre. Gesù disse queste cose mentre insegnava nella sinagoga a Capernaum. Molti suoi discepoli dissero: questo modo di parlare è troppo duro. Chi potrebbe accettare di ascoltarlo? Gesù era consapevole che i suoi discepoli contestavano le sue parole. Questo vi dà fastidio? Allora che penserete se vedrete il Figlio dell'uomo salire di nuovo in cielo? Soltanto lo Spirito dà vita eterna. Gli sforzi umani non producono alcun risultato. E le parole stesse con cui vi ho parlato sono Spirito e vita. Ma alcuni di voi non mi credono. Gesù infatti sapeva sin dall'inizio chi fra loro non credeva e chi lo avrebbe tradito. Per questo ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre. A partire da questo momento, molti suoi discepoli presero le distanze da lui e lo abbandonarono. Volete andarvene anche voi? Signore, da chi andremmo noi? Tu hai le parole che danno vita eterna. Noi crediamo e sappiamo che tu sei il Santo di Dio. Io ho scelto voi, 12. Ma uno di voi è un diavolo. Parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota, uno dei 12 che in seguito lo avrebbe tradito. Dopo queste cose, Gesù se ne andò in Galilea. Non voleva passare per la Giudea, dove i capi dei giudei complottavano per ucciderlo. Ma si avvicinava la festa giudaica delle capanne e i fratelli di Gesù gli dissero: «Parti, va in Giudea, dove i tuoi discepoli possano vedere i tuoi miracoli». Non puoi acquistarti fama se ti nascondi così. Se hai il potere di compiere cose meravigliose, mostrati al mondo. Nemmeno i suoi fratelli, infatti, credevano in lui. Per me questo non è il momento di andare. Ma voi potete andare quando volete. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché lo accuso di fare il male. Voi andate. Io non sto andando a questa festa perché per me non è ancora giunto il momento opportuno. Dopo aver detto queste cose, Gesù rimase in Galilea. Ma dopo che i suoi fratelli furono partiti per recarsi alla festa, Gesù ci andò a sua volta, però in segreto, senza farsi notare dalla gente. Durante la festa i capi dei giudei lo cercavano e non smettevano di indagare se qualcuno lo avesse visto. Si faceva un gran parlare di lui fra la gente. Alcuni affermavano: è un uomo buono, ma altri ribattevano: è soltanto un impostore che inganna la gente. Nessuno però osava parlare bene di lui in pubblico per non mettersi nei guai con le autorità giudaiche. Poi, nel mezzo della festa, Gesù salì al Tempio e cominciò a insegnare. I presenti restavano meravigliati quando egli prendeva la parola. Come fa a sapere tante cose senza aver fatto studi? Il mio messaggio non è mio, proviene da Dio che mi ha mandato. Chiunque vuole fare la volontà di Dio saprà se il mio insegnamento proviene da Dio o da me soltanto. Quelli che parlano per proprio conto cercano gloria soltanto per se stessi. Ma colui che cerca di onorare chi lo ha inviato dice la verità, non mente. Mosè vi ha dato la legge, ma nessuno di voi la mette in pratica.
Anzi, cercate di uccidermi. Tu sei posseduto da un demonio. Chi sta cercando di ucciderti? Ho compiuto un miracolo nel giorno del riposo e questo vi ha stupiti. Ma anche voi lavorate nel giorno del riposo, quando osservate la legge della circoncisione data da Mosè. Se infatti il tempo giusto per circoncidere un vostro figlio cade nel giorno del riposo, voi lo circoncidete ugualmente per non trasgredire la legge di Mosè. Allora perché vi arrabbiate con me per aver guarito un uomo nel giorno del riposo? Non fermatevi all'apparenza se volete giudicare correttamente. Alcune persone che vivevano a Gerusalemme cominciarono a chiedersi: non è questo l'uomo che cercano di uccidere? Eccolo qui, però parla in pubblico e lo lasciano fare. Forse i nostri capi credono che sia lui il Messia. Ma come può essere? Noi infatti sappiamo da dove provenga quest'uomo. Quando il Messia verrà, semplicemente apparirà e nessuno saprà da dove proviene. Mentre Gesù insegnava nel Tempio, proclamò: sì, voi mi conoscete e sapete da dove provengo. Ma non sono venuto di mia iniziativa. Colui che mi ha mandato è veritiero. E voi non lo conoscete, ma io lo conosco perché provengo da lui e lui mi ha mandato a voi. Allora i capi cercarono di arrestarlo. Ma nessuno gli mise le mani addosso, perché la sua ora non era ancora giunta. In mezzo alla folla presente nel tempio, molte persone credettero in lui. Dopotutto, credete davvero che il Messia faccia più segni miracolosi di quanti ne ha fatti quest'uomo? Quando i farisei sentirono che le folle bisbigliavano cose simili, essi e i capi sacerdoti mandarono le guardie del tempio ad arrestare Gesù. Io sarò con voi ancora per breve tempo. Poi tornerò a colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete, ma non mi troverete. E dove vado io, non potete venire. Turbati da queste parole, i capi dei giudei si chiedevano: dove pensa di andare? Avrà intenzione di lasciare il paese e unirsi agli ebrei dispersi in altre nazioni? Forse predicherà persino ai non ebrei. Quando dice: mi cercherete, ma non mi troverete. E dove vado io non potete venire. Cosa intende? L'ultimo giorno, al culmine della festa, Gesù si alzò e proclamò davanti alla folla: chi ha sete venga a me. Chi crede in me venga e beva. Infatti, come dice la scrittura, dal suo cuore sgorgeranno fiumi d'acqua viva. Dicendo acqua viva, parlava dello spirito, che sarebbe stato dato a chiunque avrebbe creduto in lui. Ma lo spirito non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora entrato nella sua gloria. Alcuni tra la folla, nell'udire queste sue parole, affermavano: certamente quest'uomo è il profeta che stavamo aspettando, è il Messia, ma non può essere, il Messia non può venire dalla Galilea. Le scritture infatti affermano chiaramente che il Messia nascerà dalla stirpe regale di Davide, a Betlemme, il villaggio dove nacque il re Davide. Così la folla era divisa a suo riguardo. Alcuni volevano addirittura che fosse arrestato, ma nessuno osò mettergli le mani addosso. Quando le guardie del Tempio fecero ritorno senza aver arrestato Gesù, i capi sacerdoti e i farisei domandarono: perché non lo avete portato qui? Non abbiamo mai sentito nessuno parlare come quest'uomo. Vi siete lasciati abbindolare anche voi. C'è qualcuno fra noi, capi o farisei, che abbia creduto in lui? Questo sciocco popolino che lo segue ignora la legge. Ed è maledetto da Dio. Allora Nicodemo, il capo religioso che tempo prima era andato a incontrare Gesù, prese la parola. È legale condannare un uomo prima che gli sia concessa l'opportunità di difendersi? Vieni anche tu dalla Galilea?
Esamina le scritture e vedrai che nessun profeta viene dalla Galilea. Poi l'assemblea si sciolse e ognuno se ne andò a casa sua. Gesù ritornò al Monte degli Ulivi. Ma all'alba del mattino successivo era di nuovo presente nel Tempio. Una folla si raccolse attorno a lui ed egli si mise seduto a insegnare. Mentre parlava, i maestri della legge di Mosè e i farisei trascinarono in quel luogo una donna che era stata sorpresa in adulterio e la misero davanti alla folla. Maestro! Questa donna è stata colta in flagrante adulterio. La legge di Mosè ordina di lapidarla. Tu che ne dici? Essi cercavano un pretesto per fargli dire qualcosa di compromettente e poterlo così accusare in un secondo momento, ma Gesù si chinò a terra e scriveva con il dito nella polvere. Quelli però esigevano una risposta, così Gesù si alzò. Perfetto, chi di voi però non ha mai commesso peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. E di nuovo si chinò e scriveva nella polvere. Nell'udire tali parole, quegli accusatori si ritiravano a uno, a cominciare dai più anziani. Finché rimase soltanto Gesù con la donna circondata dalla folla. Allora Gesù si alzò di nuovo. Dove sono i tuoi accusatori? Nessuno di loro ti ha condannata? Nessuno, Signore. Nemmeno io ti condanno. Va. E smetti di peccare. Gesù parlò di nuovo alla gente. Io sono la luce del mondo. Se voi mi seguite non andrete vagando al buio perché avrete la luce della vita. Con tali dichiarazioni tu stai testimoniando in favore di te stesso. Ma una testimonianza simile non è valida. Anche se faccio queste affermazioni su me stesso, la mia testimonianza è valida. Perché io so da dove sono venuto e dove sto andando. Ma voi non lo sapete. Mi giudicate secondo criteri umani, mentre io non giudico nessuno. E se lo facessi, il mio giudizio sarebbe corretto sotto ogni aspetto, perché non sono solo. Il Padre che mi ha mandato sta con me. La vostra stessa legge stabilisce che se due persone sono concordi su qualcosa, la loro testimonianza deve essere accettata come valida. Io sono uno dei testimoni e l'altro è mio padre che mi ha mandato. Dov'è tuo padre? Siccome non sapete chi sono io, non sapete nemmeno chi è mio padre. Se conosceste me, conoscereste anche mio padre. Gesù fece queste affermazioni mentre insegnava in quella parte del Tempio nota come Sala del Tesoro. Tuttavia nessuno gli mise le mani addosso perché non era ancora giunta la sua ora. Io me ne sto andando, voi mi cercherete. Ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Che cosa intendi dire con dove vado io, voi non potete venire?
Hai forse intenzione di toglierti la vita? Voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi appartenete a questo mondo, io no. È per questo che vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Morirete nei vostri peccati. Se infatti non credete che io sono. Chi sei? Colui che ho sempre detto di essere. Ho molto da dire sul vostro conto e tanti motivi per condannarvi, ma non lo farò. Dico infatti solo quello che ho udito da colui che mi ha mandato, ed egli è veritiero. Ma quelli ancora non capivano che stava parlando del Padre. Quando avrete innalzato il Figlio dell'Uomo sulla croce, allora capirete che io sono. Io non faccio nulla in maniera autonoma, ma dico soltanto quello che mio Padre mi ha insegnato. E colui che mi ha mandato è con me. Non mi ha abbandonato. Io infatti faccio sempre quello che egli gradisce. Allora, mentre egli diceva queste cose, molti credettero in lui. Voi siete veramente miei discepoli se rimanete fedeli ai miei insegnamenti. Allora conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ma noi siamo discendenti di Abramo, non siamo mai stati schiavi di nessuno. Che intendi dire con vi farà liberi? Vi dico la verità. Chiunque persiste nel peccare è schiavo del peccato. Lo schiavo non è un membro stabile nella famiglia, un figlio invece fa parte della famiglia per sempre. Perciò se il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Sì, so bene che siete discendenti di Abramo, eppure alcuni di voi cercano di uccidermi, perché il mio messaggio non trova posto nel vostro cuore. Io vi parlo di ciò che ho visto quando ero con mio padre. Ma voi seguite gli insegnamenti di vostro padre. Nostro padre è Abramo! Sì, è Abramo! No, perché se foste veramente figli di Abramo, seguireste il suo esempio, invece cercate di uccidermi. Perché vi ho detto la verità che ho udita da Dio. Abramo non ha mai fatto una cosa del genere. No, voi state imitando il vostro vero padre. Dio stesso è il nostro vero padre. Noi non siamo figli illegittimi. Se Dio fosse vostro padre, voi mi amereste, perché io sono venuto a voi da parte di Dio. Io non sono qui di mia iniziativa, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non riuscite a capire quello che vi dico? Perché non sopportate nemmeno di ascoltarmi. Voi appartenete al diavolo, vostro padre, e amate fare le cose malvagie che egli fa. Lui è stato assassino fin dal principio. Ha sempre odiato la verità, perché in lui non c'è verità. Quando mente, è coerente con il suo carattere, perché è bugiardo e padre della menzogna. Perciò è naturale che voi non mi crediate quando vi dico la verità. Chi di voi può, in tutta onestà, accusarmi di peccato? E se io vi dico la verità, perché non mi credete? Chi appartiene a Dio è contento di ascoltare le parole di Dio. Voi, invece, non le ascoltate, perché non appartenete a Dio. Samaritano indemoniato! Lo dicevamo che eri posseduto da un demonio! No, io non ho nessun demonio. Perché onoro mio padre, voi invece disonorate me. E anche se io non ho alcuna intenzione di glorificare me stesso, Dio mi glorificherà. Lui è il vero giudice. Vi dico la verità! Chiunque ubbidisce al mio insegnamento non morirà mai! Ora sappiamo che sei posseduto da un demonio. Persino Abramo e i profeti sono morti. Ma tu dici, chi ubbidisce al mio insegnamento non morirà mai. Sei forse più importante del nostro padre Abramo, egli morì. E così anche i profeti. Chi credi di essere? Se cercassi gloria per me stesso, questa gloria non avrebbe alcun valore. Però è mio padre che mi glorificherà. Voi dite, egli è il nostro Dio. Ma nemmeno lo conoscete, io sì lo conosco. E se dicessi il contrario, sarei bugiardo tanto quanto lo siete voi, ma lo conosco e gli ubbidisco. Vostro padre Abramo esultò mentre sperava nella mia venuta. La vide e ne gioì. Non hai nemmeno 50 anni. Come puoi dire di aver visto Abramo? No!
Vi dico la verità! Ancor prima che Abramo nascesse, io sono. È soltanto un giardino, è un bugiardo! A quel punto essi raccolsero delle pietre per tirargliele addosso. Lapidiamolo! Quell'uomo va condannato all'istante! Lapidiamolo! È soltanto un ciarlatano, è un bugiardo! Lapidiamolo! Lapidiamolo! Sì, lapidiamolo! Ma Gesù si sottrasse alla loro vista e se ne andò via dal tempio. Mentre Gesù era in cammino, vide un uomo cieco dalla nascita. Rabbi, perché quest'uomo è nato cieco? È a causa dei suoi peccati o a causa dei peccati dei suoi genitori? Non è a causa dei suoi peccati né di quelli dei suoi genitori. È nato cieco perché tutti vedano la potenza di Dio in lui. Finché è giorno, dobbiamo portare a termine gli incarichi che mi ha affidato colui che mi ha mandato. Presto sarà notte. E di notte nessuno può lavorare. Ma mentre sono qui nel mondo, io sono la luce del mondo. Allora sputò per terra, fece del fango con la saliva. E ne spalmò sugli occhi del cieco. Va a lavarti nella vasca di Siloe. Siloe significa mandato. L'uomo dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva. I suoi vicini e gli altri che lo conoscevano come mendicante, oltre che cieco, si chiedevano: non è questo l'uomo che era solito starsene seduto a chiedere l'elemosina? Dico che è lui! No, ma gli assomiglia! Sì, sono io! Dici, chi ti ha guarito? Com'è successo? L'uomo che chiamano Gesù ha fatto del fango, me ne ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: va alla vasca di Siloe e lavati. Perciò io sono andato, mi sono lavato. E ora ci vedo! Dov'è quell'uomo? Non lo so! Allora portarono l'uomo che era stato cieco davanti ai farisei, perché era giorno di riposo quando Gesù aveva fatto del fango e lo aveva guarito.
I farisei interrogarono quell'uomo su tutto ciò che era accaduto. Ha spalmato del fango sui miei occhi e quando mi sono lavato ci vedevo. Quest'uomo, Gesù, non viene da Dio perché lavora nel giorno di riposo. Però come può un peccatore, chiunque egli sia, compiere questi segni miracolosi? Così fra di loro c'erano opinioni alquanto divergenti. Che opinione ti sei fatto di quest'uomo? Che ti ha guarito? È un profeta! I capi dei giudei continuavano a rifiutare di credere che quell'uomo fosse stato cieco e che ora avesse recuperato la vista. Perciò fecero chiamare i suoi genitori. Lui è vostro figlio? È vero che è nato cieco? Se è così, com'è possibile che ora ci veda? Sappiamo che questo è nostro figlio e che era cieco dalla nascita. Ma non sappiamo come abbia recuperato la vista, né chi lo abbia guarito. Chiedetelo a lui. È abbastanza grande per rispondervi da solo. I suoi genitori parlarono così per paura dei capi dei giudei. Questi avevano avvertito che chiunque avesse riconosciuto Gesù come Messia sarebbe stato espulso dalla sinagoga. Per questa ragione dissero: è abbastanza grande, chiedetelo a lui. Così per la seconda volta fecero chiamare l'uomo che era stato cieco. È a Dio che spetta la gloria per quello che è successo. Per quanto ne sappiamo, questo Gesù è un peccatore. Non so se sia un peccatore, ma una cosa so. Prima ero cieco e ora ci vedo. Però che cosa ti ha fatto esattamente? Come ti ha guarito? Ecco, ve l'ho già detto una volta, per caso non mi avete sentito? Perché volete sentirlo di nuovo? Volete diventare suoi discepoli anche voi? Allora lo insultarono dicendogli: sarai tu discepolo di costui. Noi invece siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che Dio parlò a Mosè. Ma di quest'uomo non sappiamo neanche da dove provenga. Questo poi è strano. Mi ha guarito gli occhi e voi non sapete nemmeno da dove provenga. Noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma è pronto a dare ascolto a quelli che lo adorano e fanno la sua volontà. Da che mondo è mondo, nessuno è mai stato capace di aprire gli occhi a qualcuno cieco fin dalla nascita. Se quest'uomo non provenisse da Dio, non avrebbe potuto farlo. Tu sei nato peccatore fino al midollo e cerchi di insegnare a noi. E lo scacciarono dalla sinagoga. Gesù venne a sapere che cos'era successo e, trovato quell'uomo, gli domandò: credi nel figlio dell'uomo? E chi è, Signore? Voglio credere in lui. Tu lo hai già visto e sta parlando con te. Sì, Signore, io credo. E adorò Gesù. Io sono venuto in questo mondo per mettere un giudizio, per dare la vista ai ciechi e mostrare a coloro che hanno la presunzione di vedere che in realtà sono ciechi. Alcuni farisei presenti udirono le sue parole e domandarono: stai dicendo che siamo ciechi anche noi? Se foste ciechi, non sareste colpevoli. Tuttavia continuate a essere colpevoli, perché avete la presunzione di vedere. Vi dico la verità. Chiunque scavalca di nascosto il recinto di un ovile, invece di passare per la porta, è sicuramente ladro e brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui il guardiano apre la porta, le pecore riconoscono la voce del pastore e gli vanno vicino. Egli chiama le proprie pecore per nome a una e le conduce fuori. Dopo aver riunito il gregge, cammina davanti alle pecore ed esse lo seguono perché riconoscono la sua voce. Mai seguiranno uno sconosciuto. Al contrario, fuggiranno via da lui perché non riconoscono la sua voce. Coloro che udirono Gesù ricorrere a questa immagine non capirono che cosa intendesse dire. Così egli la spiegò loro.
Vi dico la verità, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me erano ladri e briganti, ma le pecore, quelle che mi appartengono, non li hanno ascoltati. Sono io la porta. Quelli che entrano per questa porta, cioè me stesso, saranno salvati. Entreranno e usciranno in tutta libertà e troveranno verdeggianti pascoli. Lo scopo del ladro è rubare, uccidere e distruggere. Il mio scopo è di dare alle mie pecore una vita piena e abbondante. Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la sua vita in sacrificio per le pecore. Uno che lavora solo per il salario fugge a gambe levate quando vede avvicinarsi il lupo. Abbandona le pecore perché non gli appartengono e perché egli non è il loro pastore. Così il lupo rapisce le pecore e disperde il gregge. Quell'individuo fugge a gambe levate perché lavora soltanto per il denaro. In realtà delle pecore non gliene importa nulla. Io sono il buon pastore. Così come mio padre mi conosce, io conosco mio padre. Conosco le mie pecore ed esse conoscono me. Perciò io offro la mia vita in sacrificio per le pecore. Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere. Essi ascolteranno la mia voce e ci sarà un solo gregge e un solo pastore. Il Padre mi ama perché sacrifico la mia vita per poi riprendermela. Nessuno può togliermela. Io la offro volontariamente in sacrificio. Ho infatti l'autorità di dare la mia vita quando voglio e anche di riprenderla. Questo, infatti, è ciò che mio padre ha comandato. Quando disse queste cose, fra la gente ci fu di nuovo contrasto di opinioni a suo riguardo. È posseduto da un demonio! È fuori di sé! Perché ascoltarlo ancora? Le sue non sono parole di un uomo posseduto da un demonio. Può un demonio aprire gli occhi a un cieco? Era ormai inverno e Gesù si trovava a Gerusalemme al tempo della festa della dedicazione. Egli passeggiava nel Tempio, in quell'atrio conosciuto come il Portico di Salomone. La gente lo circondò. Fino a quando ci terrai in sospeso? Se sei il Messia, diccelo senza fare troppi giri di parole. Ve l'ho già detto e voi non mi credete. Le opere che sto facendo nel nome di mio padre sono quelle che lo dimostrano. Ma voi non mi credete, perché non siete pecore del mio gregge. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non periranno mai. Nessuno le può strappare dalla mia mano. Me le ha date mio padre, lui che è più potente di chiunque altro. Nessuno può strapparle dalla mano del padre. Io e il padre siamo uno. Ancora una volta la gente raccolse delle pietre per ucciderlo. Sono molte le opere buone che vi ho fatto vedere da parte del Padre mio. Per quale di queste volete lapidarmi? Ti stiamo lapidando non per qualche opera buona, ma per bestemmia! Tu non sei altro che un semplice uomo e hai la pretesa di essere Dio! Blasfemia! 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 Proprio nelle vostre scritture si legge che Dio ha detto ad alcuni capi del popolo: io dico, voi siete dei. E voi ben sapete che le scritture non si possono alterare. Perciò, se quelle persone a cui era indirizzato il messaggio di Dio sono state chiamate dei, perché mi accusate di bestemmiare quando dico sono il figlio di Dio? Dopotutto il Padre mi ha consacrato e mi ha mandato nel mondo. Non credetemi se io non sto portando a compimento l'opera del Padre mio, ma se tale opera io la sto svolgendo, anche se non volete credere a me, credete almeno alle opere miracolose che io ho fatto. Allora saprete e capirete che il Padre è in me e che io sono nel Padre. Blasfemia!
ancora una volta cercarono di prenderlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Si rifugiò sull'altra riva del fiume Giordano, vicino al luogo in cui Giovanni battezzava inizialmente, e rimase lì per qualche tempo. E molti lo seguirono. Giovanni non fece segni miracolosi, dicevano, ma tutto quello che ha detto di quest'uomo si è dimostrato vero. E molti dei presenti credettero in Gesù. Un uomo di nome Lazzaro era malato. Viveva a Betania con le sorelle Maria e Marta. Maria era quella donna che più avanti avrebbe versato il profumo costoso sui piedi del Signore e li avrebbe asciugati con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro, dunque, era malato. Perciò le due sorelle fecero pervenire a Gesù il seguente messaggio. Signore, il tuo caro amico è molto malato. Quando Gesù ricevette la notizia, disse, la malattia di Lazzaro non si concluderà con la morte. Al contrario, ciò avviene per la gloria di Dio, affinché il figlio di Dio ne ricavi gloria. Nonostante amasse Marta, Maria e Lazzaro, Gesù si trattenne ancora due giorni là dove si trovava. Passato questo tempo, disse ai discepoli, torniamo in Giudea. Rabbi, proprio qualche giorno fa in Giudea la gente cercava di lapidarti e tu ora vuoi tornare là. Ogni giorno ci sono 12 ore di luce. Durante il giorno le persone possono camminare sicure e possono vedere la luce di questo mondo. Ma di notte si corre il rischio di inciampare perché non c'è luce. Il nostro amico Lazzaro si è addormentato. Ma ora vado a svegliarlo. Signore, se dorme, presto starà meglio. Pensavano che Gesù volesse dire che Lazzaro stesse semplicemente dormendo, ma Gesù intendeva dire che Lazzaro era morto. Allora Gesù disse loro chiaramente: Lazzaro è morto. E io, per il vostro bene, mi rallegro di non essere stato là, perché ora voi possiate credere per davvero. Venite, andiamo da lui. Tommaso, soprannominato il gemello, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi, sì. Andiamo a morire con Gesù. Quando Gesù arrivò a Betania, gli dissero che Lazzaro giaceva nella tomba ormai da 4 giorni. Betania distava solamente pochi chilometri da Gerusalemme e molta gente era andata da Marta e Maria per consolarle della perdita del loro fratello. Quando Marta seppe che Gesù stava arrivando, uscì a incontrarlo. Maria invece rimase a casa. Signore, se tu fossi stato qua, mio fratello non sarebbe morto. Tuttavia, anche adesso so che Dio ti concederà qualunque cosa tu gli chieda. Tuo fratello risusciterà. Sì, risusciterà come tutti l'ultimo giorno. Io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me vivrà, anche se è morto. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi questo, Marta? Sì, Signore. Io ho sempre creduto che tu sei il Messia, il figlio di Dio, colui che è venuto nel mondo da parte di Dio. Poi Marta ritornò dove stava Maria con coloro che piangevano. La chiamò in disparte. Il Maestro è qui e vuole vederti. Appena Maria udì questo, si alzò in fretta e gli andò incontro. Gesù, tuttavia, era rimasto fuori del villaggio, nel luogo dove si era incontrato con Marta. Quando le persone che si trovavano in casa per consolare Maria la videro uscire così di fretta, pensarono che stesse andando alla tomba di Lazzaro a piangere. Perciò la seguirono.
Quando Maria giunse e vide Gesù, cadde ai suoi piedi. Signore, se tu fossi stato qua, mio fratello non sarebbe morto. Non appena Gesù la vide piangere e vide gli altri fare lamenti con lei, fu sconvolto nell'animo e si commosse. Dove lo avete deposto? Signore, vieni a vedere. Gesù pianse. Quelli che erano presenti dissero: guardate quanto lo amava. Ma alcuni di loro dicevano: quest'uomo ha guarito un cieco. Non avrebbe potuto impedire che Lazzaro morisse. Gesù era ancora sconvolto quando giunse alla tomba. Questa era una grotta chiusa da una pietra rotolata davanti all'ingresso. Spostate la pietra. Signore, è morto da 4 giorni. Deve esserci un odore ripugnante. Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Così spostarono la pietra dall'ingresso. Gesù allora alzò lo sguardo al cielo. Padre, grazie perché mi hai esaudito. Tu mi ascolti sempre, ma lo dico ad alta voce per le persone presenti, così che credano che tu mi hai mandato. Allora Gesù gridò: Lazzaro! Vieni fuori! E il morto uscì dalla tomba con le mani e i piedi avvolti da fasce e il viso coperto da un sudario. Toglietegli le fasce e lasciatelo andare. Molta gente era venuta da Maria e aveva visto quanto Gesù aveva fatto, perciò molti credettero in lui. Alcuni però andarono dai farisei a riferire quel che Gesù aveva fatto. Allora i capi sacerdoti e i farisei convocarono il consiglio supremo. Che dobbiamo fare? Senza dubbio quest'uomo compie molti segni miracolosi. Se gli permettiamo di continuare così, presto tutti crederanno in lui. Allora l'esercito romano verrà a distruggere sia il nostro tempio, sia la nostra nazione. Caiafa, che in quel periodo era sommo sacerdote, disse: Non vi rendete conto di quello che dite? Non capite che è meglio per voi che un uomo muoia per il popolo, piuttosto che l'intera nazione sia distrutta? Non disse questo di suo, ma in quanto sommo sacerdote di quel periodo, fu guidato a profetizzare che Gesù sarebbe morto per l'intera nazione
e non soltanto per quella nazione, ma per raccogliere e unire tutti i figli di Dio sparsi nel mondo. Da quel giorno dunque i capi dei giudei iniziarono a tramare di far morire Gesù. Di conseguenza Gesù smise di farsi vedere in pubblico e lasciò Gerusalemme. Si ritirò nella regione vicino al deserto in un paese chiamato Efraim e rimase là con i suoi discepoli. Si avvicinava la Pasqua giudaica e molti da tutto il paese andarono a Gerusalemme con diversi giorni di anticipo per poter partecipare alle cerimonie di purificazione prima che la Pasqua avesse inizio. Cercavano dunque Gesù e mentre stavano nel Tempio si dicevano gli uni gli altri: «Che ne pensi? Dici che verrà per la Pasqua?» Nel frattempo i capi dei sacerdoti e i farisei avevano ordinato pubblicamente: «Chiunque vede Gesù ne dia avviso immediato». Dissero questo per poterlo arrestare. Sei giorni prima della Pasqua, Gesù arrivò a Betania, nella casa di Lazzaro, l'uomo che aveva resuscitato. Prepararono quindi una cena in onore di Gesù. Marta serviva e Lazzaro era fra le persone a tavola con lui. Allora Maria prese un vaso contenente circa mezzo litro di un costoso profumo all'essenza di nardo. E con quel profumo unse i piedi di Gesù, asciugandoli poi con i suoi capelli. La sua fragranza si diffuse per la casa. Ma Giuda Iscariota, il discepolo che presto lo avrebbe tradito, esclamò: «Quel profumo valeva quanto il salario di un anno di lavoro. Sarebbe stato meglio venderlo e dare il denaro ai poveri». Non che a Giuda importasse qualcosa dei poveri. In verità era ladro. E siccome gli venivano affidati i soldi dei discepoli, ne rubava spesso una parte che teneva per sé. «Lasciala stare. Lei ha compiuto questo gesto in vista della mia sepoltura. I poveri li avrete sempre fra di voi, ma me non mi avrete sempre». Gesù! 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 Una gran folla seppe dell'arrivo di Gesù e accorse non soltanto per vedere lui, ma anche per vedere Lazzaro, l'uomo che Gesù aveva resuscitato dai morti. Allora i capi sacerdoti decisero di uccidere anche Lazzaro, perché a causa sua molta gente li aveva abbandonati e ora credeva in Gesù. Il giorno dopo si diffuse in città la notizia che Gesù era diretto a Gerusalemme. Una gran folla di pellegrini venuti in occasione della Pasqua raccolse rami di palma e scese in strada per incontrarlo. Gridavano: «Sia lode a Dio, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Viva il re di Israele!» Gesù trovò un asinello e vi montò sopra. Così si adempì la profezia che dice: «Non temere, popolo di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene montato su un puledro d'asino». «Benedetto colui che viene nel nome del Signore!» I suoi discepoli non capirono subito che si trattava dell'adempimento di questa profezia. Soltanto dopo che Gesù fu entrato nella sua gloria si ricordarono ciò che era successo e si resero conto che queste cose erano state scritte a suo riguardo. Molti della folla erano fra quanti avevano visto Gesù resuscitare Lazzaro dai morti, chiamandolo a gran voce fuori dalla tomba, e lo raccontavano agli altri. Per questo la folla usciva incontro a Gesù, perché avevano sentito parlare di questo segno miracoloso. Allora i farisei si dissero gli uni gli altri: «Non c'è nulla che possiamo fare. Ecco, tutto il mondo gli va dietro!» Yeah!
alcuni greci, giunti a Gerusalemme per partecipare ai riti pasquali, fecero visita a Filippo, che era di Betsaida di Galilea. Gli dissero: «Signore, vorremmo conoscere Gesù». Filippo ne parlò con Andrea e insieme andarono da Gesù. Per il Figlio dell'uomo è giunta l'ora di essere glorificato. Vi dico la verità. Se un granello di frumento caduto nel terreno non muore, rimane solo. La sua morte, invece, produrrà molti nuovi granelli. Un raccolto abbondante di persone nate di nuovo. Quelli che amano la propria vita in questo mondo la perderanno. Quelli che non si curano della propria vita in questo mondo la conserveranno per l'eternità. Chi vuole servirmi mi segua, perché là dove sono io saranno anche i miei servitori e il Padre onorerà chiunque mi serve. Ora la mia anima è profondamente turbata. Dovrei pregare: Padre, salvami da quest'ora. Ma è proprio per questo che sono venuto. Padre, glorifica il tuo nome. Allora una voce parlò dal cielo e disse: «Ho già glorificato il mio nome e lo farò ancora». Quando la folla sentì la voce, alcuni pensarono che fosse un tuono, mentre altri sostenevano che un angelo gli avesse parlato. Quella voce voleva parlare a voi, non a me. È giunto il tempo di giudicare questo mondo. Ora Satana, il dominatore di questo mondo, sarà cacciato fuori e io attirerò tutti a me, quando sarò innalzato dalla terra. Disse questo per indicare come sarebbe morto sulla croce. Per quanto comprendiamo dalla scrittura, il Messia vivrà per sempre. Allora come puoi dire che il Figlio dell'uomo morirà? E poi chi è questo Figlio dell'uomo? La mia luce splenderà per voi ancora per poco tempo. Camminate nella luce finché splende, così che il buio non vi colga di sorpresa. Infatti, quelli che camminano nel buio non riescono a vedere dove vanno. Credete nella luce mentre siete ancora in tempo. Allora diventerete figli della luce. Dopo aver detto queste cose, Gesù se ne andò via senza che quelli se ne accorgessero. Ma nonostante tutti i segni miracolosi che Gesù aveva compiuto, la maggior parte della gente ancora non credeva in lui. Questo è esattamente quello che il profeta Isaia aveva predetto. Signore, chi ha creduto al nostro messaggio? A chi il Signore ha rivelato il suo potente braccio? Ma la gente non poteva credere perché, come ancora Isaia aveva detto, il Signore ha accecato i loro occhi e indurito i loro cuori, così che i loro occhi non vedano e i loro cuori non comprendano, ed essi non si convertono a me e io non li guarisca. Isaia si riferiva a Gesù quando disse queste parole perché vide la futura gloria del Messia. In molti, tuttavia, credettero in lui, e fra questi alcuni capi dei giudei, però non lo ammettevano pubblicamente per timore che i farisei li scacciassero dalla sinagoga. Amavano infatti essere lodati dagli uomini più che essere lodati da Dio.
Gesù, davanti alla folla ad alta voce, esclamò: «Se credete in me, state credendo non soltanto in me, ma anche in Dio che mi ha mandato. Perché quando vedete me, state vedendo colui che mi ha mandato. Io sono venuto come luce per brillare in questo mondo buio. Perché chiunque crede in me non continui a rimanere nel buio. Quelli che pur ascoltandomi non mi ubbidiscono, non voglio condannarli. Perché io sono venuto per salvare il mondo, non per condannarlo. Ma nel giorno del giudizio sarà proprio la verità che io ho annunciato a condannare tutti quelli che respingono me e il mio messaggio. Io non parlo appoggiandomi sulla mia autorità. Il Padre che mi ha mandato mi ha ordinato che cosa dire e come dirlo. E so che i suoi comandamenti conducono alla vita eterna. Perciò io dico esattamente quello che il Padre mi dice di dire». Prima della festa di Pasqua, Gesù sapeva ormai che era giunta per lui l'ora di lasciare questo mondo per tornare da suo Padre. Egli, avendo sempre amato i suoi discepoli che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Era l'ora della cena. E il diavolo aveva già persuaso Giuda, figlio di Simone Iscariota, a tradire Gesù. Gesù sapeva che il Padre gli aveva dato autorità sopra ogni cosa e che era venuto da Dio e sarebbe tornato a Dio. Perciò si alzò da tavola, si tolse la tunica, si legò un panno attorno alla vita. E versò dell'acqua in una bacinella. Quindi cominciò a lavare i piedi ai discepoli e poi ad asciugarli con il panno che aveva intorno ai fianchi. Quando si avvicinò a Simon Pietro: «Signore, tu vuoi lavare i piedi a me?» «Ora non capisci quello che sto facendo, ma un giorno lo capirai». «No, tu non mi laverai mai i piedi». «Se non ti lavo, tu non mi apparterrai». «Allora, non soltanto i piedi. Lavami anche le mani e il capo, Signore». «Colui che si è già lavato tutto il corpo ha soltanto bisogno di lavarsi i piedi. È completamente puro. E voi discepoli siete puri». «Non tutti, però». Gesù infatti sapeva chi lo avrebbe tradito. A questo si riferiva quando disse: «Non tutti, però, siete puri». Dopo aver lavato i piedi, si rimise la tunica, si sedette e chiese: «Capite che cosa sto facendo? Mi chiamate maestro e signore, e fate bene perché lo sono. E dal momento che io, il vostro signore e maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri.
Vi ho dato un esempio perché lo seguiate. Fate come io ho fatto a voi. Vi dico la verità. Gli schiavi non sono superiori al loro padrone, né il messaggero è più importante di colui che lo ha inviato. Ora che sapete queste cose, sarete davvero felici se le fate. Non voglio alludere a voi tutti. Io conosco quelli che ho scelto, però devono avverarsi queste parole della scrittura. Colui che mangia il mio pane si è rivoltato contro di me. Vi avverto in anticipo, di modo che quando accadrà voi crediate che io sono il Messia. Vi dico la verità. Chi riceve colui che io avrò mandato riceve me. E chi riceve me riceve il Padre che mi ha mandato. Dicendo tali cose, Gesù fu profondamente turbato ed esclamò: vi dico con certezza, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, chiedendosi a chi Gesù volesse alludere. Uno di loro, il discepolo prediletto di Gesù, gli stava vicino mentre erano a tavola. Simon Pietro, quindi, gli fece cenno. Chiedi a Gesù di chi stava parlando. Ed egli si chinò verso di lui. Signore, chi è? È quello a cui darò un pezzetto di pane dopo averlo inzuppato. Quindi, dopo aver inzuppato il pane, lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Subito dopo che Giuda ebbe preso il pane, Satana entrò in lui. Sbrigati a fare quello che devi fare. Ma nessuno degli altri che erano a tavola comprese che cosa Gesù gli volesse dire. Siccome Giuda era il loro tesoriere, alcuni pensavano che Gesù gli stesse dicendo di andare a pagare l'occorrente per la festa o a dare qualcosa ai poveri. Giuda dunque prese il pane e subito se ne andò via. Dileguandosi nel buio della notte. Come Giuda se ne fu andato, Gesù disse: per il Figlio dell'uomo si avvicina il momento di entrare nella sua gloria e Dio sarà glorificato in lui. E dal momento che Dio riceve gloria per mezzo del Figlio, anche Dio darà la sua propria gloria al Figlio e gliela darà subito. Figlioli, sarò con voi soltanto per poco tempo ancora. E come ho detto ai capi dei giudei, voi mi cercherete, ma dove vado io, voi non potete venire. Perciò vi do un nuovo comandamento. Amatevi gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. L'amore che avete gli uni per gli altri sarà davanti al mondo la dimostrazione che siete miei discepoli. Signore, dove vai? Per ora non puoi venire con me, ma mi seguirai dopo. Perché non posso venire ora, Signore? Sono pronto a morire per te. Morire per me.
Pietro, ti dico la verità. Domattina, prima che il gallo canti, avrai già negato 3 volte addirittura di conoscermi. Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio. E abbiate fede anche in me. Nella casa di mio padre c'è abbastanza posto per tutti voi. Se così non fosse, vi avrei forse detto che vado a prepararvi un luogo. Quando tutto sarà pronto, verrò a prendervi così che siate sempre con me, là dove sono io. E dove io vado, ne conoscete la via. Signore, non abbiamo idea di dove tu stia andando. Come possiamo conoscere la via? Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno può venire al Padre se non per mezzo di me. Se mi avete conosciuto davvero, saprete anche chi è mio padre. Anzi, fin da ora lo conoscete e lo avete visto. Signore, mostraci il Padre e saremo soddisfatti. Da tanto tempo sono con voi e tu ancora non sai chi sono, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai mi chiedi di mostrartelo? Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi sto dicendo non provengono da me. Mio Padre vive in me e compie la sua opera per mezzo di me. Credetemi quando io vi dico che sono nel Padre e che il Padre è in me. O se non altro credete a motivo di quelle opere che mi avete visto fare. Vi dico la verità. Chi crede in me farà anche lui le opere che ho fatto io e ne farà persino di più grandi. Perché io me ne vado al Padre. Potete chiedere qualunque cosa nel mio nome e io la farò, affinché nel Figlio risalti la gloria del Padre. Chiedetemi pure qualunque cosa nel mio nome e io certamente la farò. Se mi amate, ubbidirete ai miei comandamenti. Io allora farò richiesta al Padre e lui vi darà un altro difensore che starà sempre con voi. Mi riferisco allo Spirito Santo che guida in tutta la verità. Il mondo non può riceverlo perché non lo cerca e non lo riconosce. Ma voi lo conoscete, perché ora sta accanto a voi e in seguito sarà dentro di voi. Non vi lascerò orfani, tornerò da voi. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più. Ma voi sì, mi vedrete. Siccome io vivo, anche voi vivrete. Il giorno che ritornerò in vita, voi saprete che io sono nel Padre e che voi siete in me e io in voi. Quelli che accettano i miei comandamenti e a questi ubbidiscono mi amano davvero, e siccome amano me, mio Padre amerà loro e io li amerò e mi farò conoscere da ciascuno di loro. Giuda, non Giuda Iscariota, gli disse: Signore, perché ti farai conoscere soltanto a noi e non al mondo in generale? Tutti quelli che mi amano ubbidiranno a quello che dico. Mio Padre li amerà e noi verremo a vivere con ciascuno di loro. Chi non mi ama non mi ubbidisce. E ricordate questo: le parole che udite da me non provengono da me stesso. Quello che vi sto dicendo proviene dal Padre che mi ha mandato. Vi dico queste cose ora mentre sono ancora con voi. Ma quando il Padre manderà il difensore come mio rappresentante, vale a dire lo Spirito Santo, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Parto lasciandovi un dono. Pace nel vostro cuore. E la pace che io vi sto offrendo in dono, il mondo non può darvela, perciò non siate ansiosi o spaventati. Ricordate quello che vi ho detto. Io vado via, ma ritornerò da voi. Se veramente mi amaste, sareste contenti che torni al Padre, che è più grande di me. Vi ho detto queste cose prima che accadano, affinché quando accadranno voi crediate. Non mi rimane ancora molto tempo per parlare con voi, perché il dominatore di questo mondo si avvicina. Egli non ha alcun potere su di me. Io, tuttavia, farò quello che il Padre mi chiede affinché il mondo sappia che amo il Padre. Venite, andiamocene via da qui. Io sono la vera vite e mio Padre è il viticoltore.
Egli taglia via da me ogni tralcio che non dà frutto. Ma quei tralci che portano già frutto, li pota affinché ne diano ancora di più. Voi siete già potati e puliti in virtù del messaggio che vi ho trasmesso. Rimanete in me. E io rimarrò in voi. Un tralcio, infatti, non può da solo portare frutto se non rimane attaccato alla vite. Così neanche voi potete portare frutto se non rimanete uniti a me. Sono io la vite. Voi siete i tralci. Chiunque rimane in me e nel quale io rimango porta molto frutto. Senza di me, infatti, non potete fare nulla. Chi non rimane in me è gettato via come un tralcio infruttuoso e si secca. Questi tralci vengono raccolti in un mucchio per essere gettati nel fuoco e poi bruciati. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, potete chiedere tutto quello che volete e vi sarà dato. Quando portate molto frutto, dimostrate di essere veramente miei discepoli. Questo fa risaltare grandemente la gloria di mio Padre. Io ho amato voi tanto quanto mio Padre ha amato me. Rimanete nel mio amore. Come io ho ubbidito ai comandamenti di mio Padre e rimango saldo nel suo amore, così voi, se ubbidirete ai miei comandamenti, rimarrete saldi nel mio amore. Vi ho detto queste cose perché siate ricolmi della mia gioia. Sì, la vostra gioia traboccherà. Questo è il mio comandamento. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Non esiste amore più grande di questo, dare la propria vita per gli amici. Voi siete miei amici, se fate quello che vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il padrone non si confida con i suoi servi. Ma voi siete miei amici, perché vi ho detto tutto quello che il Padre ha detto a me. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. E vi ho stabiliti perché andiate e portiate molto frutto, e il vostro frutto sia duraturo. Così il Padre vi darà qualunque cosa chiederete nel mio nome. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Se il mondo vi odia, ricordate che prima di voi ha odiato me. Se apparteneste al mondo, il mondo vi amerebbe come se foste di sua proprietà. Però voi non fate più parte del mondo. Io vi ho scelti perché usciste dal mondo. Per questo il mondo vi odia. Ricordate che cosa vi ho detto. Il servo non è più importante del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. E se hanno dato ascolto a me, daranno ascolto anche a voi. Vi perseguiteranno a causa mia, perché hanno rifiutato colui che mi ha mandato. Non sarebbero colpevoli se io non fossi venuto a parlare loro. Ma ora sono senza scuse per il loro peccato. Chiunque odia me, odia anche mio Padre. Se io non avessi compiuto in mezzo a loro questi segni miracolosi che nessun altro avrebbe potuto compiere, non sarebbero colpevoli. Invece hanno visto tutto quello che ho fatto. E ciò nonostante persistono nell'odiare me e mio Padre. Si adempie così quello che si legge nelle scritture. Mi hanno odiato senza motivo. Ma io vi manderò il difensore, lo spirito della verità. Egli procederà dal Padre e vi testimonierà di me. Siate anche voi miei testimoni, perché siete stati con me dall'inizio del mio ministero. Vi ho detto queste cose perché non abbandoniate la vostra fede. Vi scacceranno infatti dalle sinagoghe, anzi verrà il tempo che vi uccideranno, pensando di rendere un servizio gradito a Dio. Questo avverrà perché non hanno mai conosciuto mio Padre né me. Vi ho detto queste cose ora, affinché quando accadranno ricorderete che vi avevo messo in guardia. Non vi ho detto queste cose prima perché sapevo che sarei rimasto con voi ancora per qualche tempo. Ora me ne ritorno a colui che mi ha mandato.
e nessuno di voi mi chiede dove io stia andando. Vi siete invece profondamente rattristati per quello che vi ho detto. In realtà è molto meglio per voi se io me ne vado, altrimenti non verrà da voi il difensore. Se invece me ne vado, allora ve lo manderò. E quando lui sarà venuto, convincerà il mondo riguardo al suo peccato, alla giustizia di Dio e al giudizio futuro. Riguardo al peccato del mondo, perché questo si rifiuta di credere in me. Riguardo alla giustizia, perché questa è a vostra disposizione, ora che io vado al Padre e non mi vedrete più. Riguardo al giudizio, perché il dominatore di questo mondo è già stato condannato. Ho ancora molte cose da dirvi, ma in questo momento non siete in grado di sopportarle. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà in tutta la verità. Non parlerà a nome proprio, ma vi dirà tutto quello che ha udito e vi annuncerà le cose che stanno per avvenire. Farà risaltare la mia gloria, perché riprenderà il mio insegnamento e ve lo farà comprendere. Tutto quello che appartiene al Padre è anche mio. Per questo vi ho detto, lo Spirito riprenderà il mio insegnamento e ve lo farà comprendere. Fra poco non mi vedrete più, ma poi mi rivedrete. Alcuni dei discepoli si domandarono l'un l'altro: a che cosa si riferisce quando dice fra poco non mi vedrete, ma poi mi rivedrete? E io vado al Padre. E che cosa vuol dire con fra poco? Non capiamo che cosa stia dicendo. Gesù si rese conto che volevano fargli delle domande. Vi state chiedendo a che cosa alludessi quando ho detto fra poco non mi vedrete, ma poi mi rivedrete? Vi dico la verità. Piangerete e sarete in lutto per tutto quello che sta per accadermi, ma il mondo ne gioirà. Sarete afflitti, ma il vostro dolore si trasformerà presto in grandissima gioia. Sarà come per una donna incinta che sta per partorire. In quel momento soffre molto, ma quando il suo bambino è nato, tutto il dolore lascia il posto alla gioia, perché ha dato alla luce una nuova creatura. Così anche voi ora provate dolore, ma vi vedrò di nuovo. E allora il vostro cuore sarà colmo di gioia, una gioia che nessuno potrà togliervi. In quel giorno non avrete più bisogno di chiedermi nulla. Vi dico la verità, chiederete al Padre direttamente ed Egli esaudirà le vostre richieste, perché chiederete nel mio nome. Fino ad ora non lo avete fatto. Chiedete nel mio nome e riceverete. E avrete un cuore traboccante di gioia. Ho espresso queste cose in linguaggio figurato, ma presto smetterò di usare un tale linguaggio e vi parlerò con chiarezza di ogni cosa che riguarda il Padre. Quel giorno chiederete nel mio nome. Non vi sto dicendo che chiederò io stesso al Padre per voi. Il Padre stesso infatti vi ama profondamente, perché voi mi avete amato e avete creduto che sono venuto da Dio. Sono venuto dal Padre nel mondo. Ora lascerò il mondo e tornerò al Padre. Allora i suoi discepoli dissero: finalmente parli con chiarezza e non in linguaggio figurato. Ora comprendiamo che sai ogni cosa e che non è necessario che qualcuno ti interroghi. Da questo sappiamo che sei venuto da Dio. Solo ora credete? Il tempo viene, anzi è già venuto, in cui sarete dispersi. Ciascuno andrà per la sua strada e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto tutte queste cose perché abbiate pace in me. Qui nel mondo avete molte prove e sofferenze, ma fatevi coraggio, perché io ho vinto il mondo. Dopo aver detto queste cose, Gesù alzò lo sguardo al cielo e disse: Padre, l'ora è giunta. Fa risaltare la gloria di tuo figlio, perché egli, a sua volta, faccia risaltare la tua gloria.
Tu, infatti, hai dato a tuo figlio autorità su ogni creatura. Egli dà vita eterna a ciascuno di quelli che tu gli hai dato. E questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo, che tu hai mandato sulla terra. Io ho fatto risaltare la tua gloria sulla terra, conducendo a termine l'opera che tu mi hai affidato. Ora, oh Padre, conducimi alla gloria che condividevamo prima che il mondo esistesse. Ti ho fatto conoscere a quelli che mi hai dato in questo mondo. Sono sempre stati tuoi. Li hai dati a me. Ed essi hanno ubbidito alla tua parola. Ora sanno che ogni cosa che ho è un dono che proviene da te, perché ho trasmesso loro il messaggio che tu mi hai dato. Loro hanno accettato il messaggio e hanno veramente riconosciuto che sono proceduto da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro. Non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dato, perché appartengono a te. Tutti quelli che sono miei appartengono a te, e tu me li hai dati perché facciano risaltare la mia gloria. Ora me ne vado via da questo mondo. Essi rimangono nel mondo, ma io vengo a te. Padre Santo, tu hai dato a me il tuo nome. Ora proteggili mediante il tuo potente nome, perché siano uniti come lo siamo noi. Mentre ero qui, io vegliavo su di loro mediante quel potente nome che mi hai dato. Li ho protetti, in modo che non se ne perdesse neanche uno, tranne colui che doveva perdersi, come avevano previsto le scritture. Ora me ne ritorno da te e sto dicendo loro queste cose mentre sono ancora in questo mondo, perché siano ricolmi della mia gloria. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li odia, perché non appartengono più al mondo, così come io non appartengo al mondo. Non ti chiedo di toglierli dal mondo, ma di preservarli dal maligno. Essi non appartengono al mondo come io non appartengo al mondo. Rendili santi con la tua verità. Insegna loro la tua parola, che è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, così anch'io li ho mandati nel mondo. E offro me stesso in sacrificio santo, perché la tua verità li renda santi. Ti prego non soltanto per questi discepoli, ma anche per tutti quelli che crederanno in me, grazie al loro messaggio. Ti prego che tutti siano una cosa sola come noi, cioè come tu, Padre, sei in me, e io in te, anch'essi siano in noi. Così il mondo crederà che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, perché siano una cosa sola come noi. Io sono in loro e tu sei in me. Siano essi perfettamente uniti. Così il mondo capirà che tu mi hai mandato e che li hai amati quanto hai amato me. Padre, voglio che quelli che tu mi hai dato siano con me là dove sono io. Allora potranno vedere tutta la gloria che mi hai dato, perché mi hai amato ancora prima che il mondo avesse inizio. Oh, Padre giusto, il mondo non ti conosce, ma io sì ti conosco, e questi discepoli sanno che tu mi hai mandato. Io ho fatto in modo che essi ti conoscano e continuerò a farlo. Allora l'amore con cui mi hai amato sarà in loro e sarò anch'io in loro. Dopo aver detto queste cose, Gesù attraversò la valle del Chedron con i suoi discepoli. Ed entrò in un oliveto. Giuda, il traditore, conosceva quel luogo, perché Gesù era solito riunirsi là con i suoi discepoli. I capi sacerdoti e i farisei avevano affiancato a Giuda un contingente di soldati romani e guardie del Tempio. Giunsero all'oliveto con torce, lanterne e armi.
Gesù sapeva già tutto quello che stava per accadergli, perciò si mosse per andare loro incontro. Chi state cercando? Gesù, il Nazareno. Giuda, colui che lo tradì, stava con quelli. Come Gesù ebbe detto? Sono io. Tutti quanti indietreggiarono e caddero a terra. Una seconda volta Gesù chiese loro: chi state cercando? Gesù, il Nazareno. Vi ho detto, sono io. E poiché sono la persona che cercate, lasciate andare gli altri. Disse questo perché si realizzassero le sue stesse parole: non ho perso nemmeno uno di quelli che tu mi hai dato. Allora Simon Pietro estrasse una spada e mozzò l'orecchio destro di Malco, servo del sommo sacerdote. Riponi la spada nel fodero. Dovrei forse astenermi dal bere la coppa di sofferenza che il padre mi ha preparato. Così i soldati, il loro comandante, le guardie del tempio arrestarono Gesù e lo legarono. Lo condussero prima dal sacerdote Anna, in quanto suocero di Caiafa. In quell'anno Caiafa era sommo sacerdote ed era lui che aveva detto agli altri capi dei giudei: è meglio che un uomo solo muoia per il popolo. Simon Pietro seguì Gesù insieme con un altro discepolo. Quest'altro discepolo conosceva il sommo sacerdote, perciò gli permisero di entrare con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro dovette rimanere fuori della porta del cortile. Allora il discepolo che conosceva il sommo sacerdote parlò alla portinaia e questa fece entrare Pietro. Non sei anche tu uno dei discepoli di quell'uomo? No, non lo sono. E siccome faceva freddo, i servi della casa e le guardie avevano acceso un mucchio di carboni nel braciere. Se ne stavano in piedi attorno al fuoco scaldandosi. E Pietro stava con loro scaldandosi anche lui. All'interno dell'edificio il sommo sacerdote cominciò a interrogare Gesù riguardo ai suoi seguaci e a quello che aveva insegnato loro. Tutti sanno quello che ho insegnato. Ho predicato regolarmente nelle sinagoghe e nel tempio, dove il popolo si riunisce. Non ho parlato in segreto. Perché rivolge a me questa domanda? Chiedi a quelli che mi hanno ascoltato. Ecco, loro sanno quello che ho detto. Si risponde così al sommo sacerdote? Se ho detto qualcosa di sbagliato, devi dimostrarlo. Ma se dico la verità, perché mi colpisci? Allora Anna fece legare Gesù e lo mandò da Caiafa, il sommo sacerdote. Nel frattempo, mentre Simon Pietro si scaldava davanti al fuoco, gli chiesero di nuovo: non sei anche tu uno dei suoi discepoli? No, non lo sono. Lui negò. Ma uno dei servi della casa del sommo sacerdote, parente di quell'uomo a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, chiese: non ti ho visto con Gesù là nell'oliveto? No. E subito un gallo cantò. Il processo di Gesù davanti a Caiafa si concluse alle prime ore del mattino. Da lì lo condussero alla residenza ufficiale del governatore romano.
I suoi accusatori non entrarono perché se lo avessero fatto si sarebbero contaminati e non avrebbero potuto celebrare la Pasqua. Perciò Pilato, il governatore, andò fuori lui stesso a incontrarli e chiese loro: di che cosa state accusando quest'uomo? Non te lo avremmo consegnato se non fosse stato un criminale. Allora portatelo via e giudicatelo in accordo con la vostra legge. Soltanto i romani possono condannare a morte qualcuno. Così si realizzò ciò che Gesù aveva predetto quando accennava a come sarebbe morto. Allora Pilato rientrò nella sua residenza. Chiese che gli portassero Gesù. Sei tu il re dei giudei? Me lo stai chiedendo tu di tua iniziativa, oppure perché altri te l'hanno suggerito? Sono forse un giudeo? Proprio il tuo popolo e i capi sacerdoti ti hanno consegnato nelle mie mani. Perché? Che hai fatto? Il mio regno non è di questo mondo. Se lo fosse, i miei discepoli avrebbero combattuto per impedire che fossi consegnato ai capi dei giudei. Ma il mio regno non è di qua giù. Allora, sei un re? Tu dici che sono un re. In realtà io sono nato e sono venuto nel mondo per testimoniare della verità. Tutti quelli che amano la verità riconoscono che quello che dico è vero. Che cos'è verità? Poi tornò di nuovo dove stava il popolo e disse: quest'uomo non è colpevole di alcun delitto, ma voi avete questa usanza. Ogni anno, in occasione della Pasqua, chiedete che io vi liberi un prigioniero. Volete che io metta in libertà questo re dei giudei? No! Il popolo rispose: no! No, quest'uomo no! Vogliamo Barabba! Vogliamo Barabba! Vogliamo Barabba! Vogliamo Barabba! Barabba era un criminale. Allora Pilato ordinò che Gesù fosse preso e flagellato. I soldati intrecciarono una corona di spine e gliela posero sul capo. Poi gli misero addosso un mantello rosso porpora. Dicevano in tono beffardo: viva il re dei giudei! E intanto lo schiaffeggiavano. Pilato uscì di nuovo e disse al popolo: ecco, ve lo sto riconsegnando, perché sia ben chiaro che non trovo nessuna colpa in lui. Ecco l'uomo. Allora Gesù venne fuori con la corona di spine sul capo e il mantello rosso porpora addosso. Crocifiggilo! 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 Prendetelo voi e crocifiggetelo. Io non trovo in lui alcuna colpa. Secondo la nostra legge deve morire, perché ha affermato di essere il figlio di Dio. Blasfemia! Blasfemia! Blasfemia!
Quando Pilato udì questo, ebbe paura più che mai. Riportò Gesù all'interno e gli domandò: da dove vieni tu? Ma Gesù non rispose. Non mi parli? Non ti rendi conto che ho il potere di liberarti e il potere di crocifiggerti? Non avresti alcun potere su di me se non te l'avessero dato dall'alto. Perciò colui che mi ha consegnato nelle tue mani è più colpevole di te. Pilato allora cercò di liberarlo, ma i capi dei giudei gridavano: se liberi quest'uomo, non sei fedele all'imperatore. Chiunque si proclama re si ribella all'imperatore. Quando dissero ciò, Pilato fece ricondurre Gesù davanti al popolo. Allora si sedette in tribunale nel luogo chiamato il Lastricato, in ebraico Gabbatà. Era la vigilia della Pasqua, intorno a mezzogiorno. Pilato disse al popolo: ecco il vostro re. A morte! A morte! Metterò in croce il vostro re? Non abbiamo altro re all'infuori dell'imperatore. Crocifiggilo! Allora Pilato consegnò loro Gesù perché lo crocifiggessero. Crocifiggilo! 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 Essi quindi presero Gesù ed egli, caricandosi addosso la croce, si avviò verso la località denominata Luogo del Teschio, che in ebraico si dice Golgota. Là lo inchiodarono alla croce. Crocifissero con lui altri due individui, uno alla sua sinistra e uno alla sua destra, e Gesù stava in mezzo a loro. Pilato preparò anche un'iscrizione che fece affiggere sulla croce, dove si leggeva Gesù di Nazaret, il re dei giudei.
Molti dunque lessero quell'iscrizione, perché il luogo in cui crocifissero Gesù era vicino a Gerusalemme. E quell'iscrizione era in tre lingue: ebraico, latino e greco. Allora i capi sacerdoti si opposero e dissero a Pilato: cambia l'iscrizione, il re dei giudei in... Egli ha detto: io sono il re dei giudei. No, quello che ho scritto, ho scritto. Una volta che i soldati ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascuno di loro. Presero anche la tunica, che però era senza cuciture, tessuta in un pezzo unico dall'alto in basso, perciò dissero: invece di strapparla, tiriamola a sorte. Si adempì così la scrittura che dice: si sono spartiti le mie vesti fra di loro e hanno tirato a sorte la mia tunica. Questo fecero dunque i soldati. In piedi vicino alla croce stavano la madre di Gesù, la sorella di sua madre Maria, moglie di Cleopa, e Maria Maddalena. Quando Gesù vide sua madre accanto al discepolo che egli amava: donna cara, ecco tuo figlio. Poi al discepolo disse: ecco tua madre. E da quel momento in poi il discepolo la prese in casa con sé. Gesù sapeva che la sua missione era giunta al termine. E per adempiere la scrittura disse: ho sete. C'era là un recipiente pieno d'aceto. Così imbevvero una spugna nell'aceto, la fissarono a un ramo di sopo e l'avvicinarono alle labbra di Gesù. Una volta assaggiato l'aceto, Gesù disse: è compiuto. Poi chinò la testa e rese lo spirito. I capi dei giudei chiesero a Pilato di mandare a spezzare le gambe a quelli che erano appesi alla croce per affrettarne la morte, così si potevano tirar giù i loro cadaveri. Era la vigilia della festa e non volevano che i corpi rimanessero appesi fino al giorno successivo, che era un giorno di riposo, anzi, un giorno molto speciale, siccome era Pasqua. I soldati dunque vennero e spezzarono le gambe dei due uomini crocifissi con Gesù. Ma avvicinatisi a Gesù, videro che era già morto, perciò non gli spezzarono le gambe. Uno dei soldati però trafisse il suo costato con una lancia. E subito ne uscì acqua e sangue. Colui che ha assistito a questa scena ne ha fatto un resoconto fedele. Egli dice la verità perché anche voi possiate credere. Questi avvenimenti adempirono quelle scritture che dicono: nessun osso di lui sarà spezzato. E guarderanno a colui che hanno trafitto. Dopo questi fatti, Giuseppe d'Arimatea, che era stato un discepolo di Gesù, ma di nascosto, per timore dei capi dei giudei, chiese a Pilato il permesso di prendere il corpo di Gesù. Quando Pilato acconsentì,
Giuseppe venne e portò via la salma. Con lui c'era anche Nicodemo, l'uomo che era andato da Gesù di notte. Aveva con sé circa 33 chili di unguento profumato, un misto di mirra e aloe. Come usano fare gli ebrei quando seppelliscono i morti, presero il corpo di Gesù e lo avvolsero nelle bende di lino con gli aromi. Nel luogo dove avevano crocifisso Gesù c'era un giardino, e in quel giardino una tomba nuova in cui nessuna salma era mai stata deposta. E così, siccome era il giorno della vigilia della Pasqua giudaica, misero Gesù in quella tomba, perché questa era là vicino. La domenica mattina presto, quando era ancora buio, Maria Maddalena andò alla tomba e vide che la pietra era stata tolta dall'ingresso. Allora corse via verso Simon Pietro e l'altro discepolo, il prediletto di Gesù. Hanno portato via dalla tomba il corpo del Signore e non sappiamo dove lo abbiano messo. Pietro e l'altro discepolo quindi si avviarono alla tomba. Entrambi correvano, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo alla tomba. Si chinò in avanti, guardò dentro e vide le fasce di lino a terra, ma non entrò. Subito dopo arrivò Simon Pietro, che entrò nella tomba. Anche lui notò le fasce di lino a terra, mentre il sudario che aveva avvolto la testa di Gesù non era a terra insieme alle bende, ma ripiegato a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo e vide e credette. Fino a quel momento, infatti, non avevano compreso le scritture secondo cui Gesù doveva risuscitare dai morti. Poi se ne tornarono a casa. Maria, invece, se ne stava fuori, vicino alla tomba, a piangere. E mentre piangeva, si chinò a guardare dentro. Ed ecco, vide due angeli vestiti di bianco, lì dove era stato il corpo di Gesù, seduti uno a capo e l'altro ai piedi. «Donna cara, perché piangi?» le chiesero gli angeli. «Perché hanno portato via il mio Signore e non so dove lo abbiano messo». Mentre parlava così, si voltò come per andarsene, quando vide qualcuno in piedi davanti a lei. Era Gesù, ma non lo riconobbe. «Donna cara, perché piangi? Chi cerchi?» Lei pensò che fosse il giardiniere. Gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai messo e io andrò a prenderlo». «Maria». Lei si voltò verso di lui e, colta di sorpresa, gridò: «Rabbuni!» Che in ebraico significa maestro. «Non trattenermi, perché non sono ancora salito al Padre. Ma va dai miei fratelli e di loro: sto salendo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro». Maria Maddalena trovò i discepoli e disse loro: «Ho visto il Signore». Poi riferì loro il suo messaggio. La sera di quel medesimo giorno, che era domenica, i discepoli erano riuniti e se ne stavano con le porte ben chiuse, perché avevano paura dei capi dei giudei. All'improvviso Gesù venne e rimase in piedi in mezzo a loro. «La pace sia con voi». Mentre parlava, mostrò loro le sue mani e il suo costato, che erano stati feriti. Alla vista del Signore, i discepoli furono pieni di gioia. Gesù disse di nuovo: «La pace sia con voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Detto questo, soffiò su di loro
Ricevete lo Spirito Santo. A chi perdonerete i peccati, saranno perdonati. A chi non li perdonerete, non saranno perdonati. Uno dei 12 discepoli, Tommaso, soprannominato il gemello, non era con gli altri quando Gesù era apparso. Gli dissero allora gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. A meno che non veda il segno dei chiodi nelle sue mani e non ci metta il mio dito e non ponga la mia mano nella ferita del suo costato, non crederò. Otto giorni dopo, i discepoli erano di nuovo insieme e questa volta Tommaso era con loro. Le porte erano ben chiuse quando all'improvviso, come già accaduto, Gesù apparve in mezzo a loro. La pace sia con voi. Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Porgi la tua mano e mettila nella ferita del mio costato. E smettila di essere incredulo, credi. Signore mio, e Dio mio. Tu ora hai creduto, perché mi hai visto. Beati quelli che, pur non avendomi visto, hanno creduto in me. I discepoli videro Gesù fare molti altri segni miracolosi, oltre a quelli documentati in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Messia, il Figlio di Dio, e perché credendo in Lui abbiate vita mediante la potenza creatrice del Suo nome. In seguito, Gesù si ripresentò ai discepoli presso il lago di Tiberiade. Ecco come andò. Simon Pietro, Tommaso, soprannominato il gemello, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli erano insieme in quel luogo. Simon Pietro disse: vado a pescare. Veniamo con te anche noi, dissero gli altri. Uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando era già mattina, Gesù si presentò sulla riva. I discepoli però non sapevano che fosse lui. Ragazzi, avete pescato qualcosa da mangiare? No! Gettate la rete dal lato destro della barca e ne prenderete! Essi dunque la gettarono. E quando si misero a tirarla su, non ci riuscivano per la gran quantità di pesci. Allora il discepolo prediletto di Gesù disse a Pietro: è il Signore. Quando Simon Pietro udì che era il Signore, indossò la tunica perché se l'era tolta per lavorare, si tuffò in acqua e si diresse a nuoto verso la riva. Gli altri invece vennero con la barca trascinando a riva la rete piena di pesci. Erano infatti poco distanti da terra, 90 metri circa. Appena scesero a terra, trovarono la colazione già pronta, pesci alla brace e pane. Portate qua un po' di pesce appena pescato. Allora Simon Pietro salì sulla barca e trascinò la rete a riva. Questa conteneva 153 grossi pesci e, sebbene ce ne fossero così tanti, la rete non si strappò. Ora venite
a fare colazione. Nessuno dei discepoli osava chiedergli «Chi sei?». Tutti sapevano che era il Signore. Gesù andò verso di loro e servì il pane e i pesci. Questa fu la terza volta che Gesù si mostrò ai suoi discepoli dopo che fu resuscitato dai morti. Dopo la colazione, Gesù chiese a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di questi?». «Sì, Signore. Tu sai che ti voglio bene». «Allora prenditi cura dei miei agnelli». Gesù fece di nuovo per la seconda volta la domanda: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». «Sì, Signore. Tu sai che ti voglio bene». «Allora custodisci le mie pecore». La terza volta gli domandò: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro fu rattristato che gli avesse chiesto la terza volta: «Mi vuoi bene?». E gli rispose: «Signore, tu sai ogni cosa. Tu lo sai che ti voglio bene». «Allora prenditi cura delle mie pecore». «Ti dico la verità, quando eri più giovane, eri autosufficiente. Ti vestivi da solo e andavi dove volevi. Ma quando sarai vecchio, stenderai le braccia e altri ti vestiranno e ti condurranno dove non vorrai andare». Gesù disse queste parole per indicargli con quale morte avrebbe glorificato Dio. Poi Gesù gli disse: «Seguimi». Pietro si voltò e vide dietro di loro il discepolo prediletto di Gesù, quel discepolo che si era chinato verso Gesù durante la cena per domandargli: «Signore, chi ti tradirà?». Pietro chiese a Gesù: «Signore, e che ne sarà di lui?». «Se voglio che rimanga a te finché io ritorni, a te che importa? Quanto a te, tu seguimi». Così, nella comunità dei credenti si diffuse la voce che questo discepolo non sarebbe morto. Ma questo non era affatto ciò che Gesù aveva detto. Egli aveva detto soltanto: «Se voglio che rimanga in vita finché io ritorni, a te che importa?». Questo è il discepolo che rende testimonianza di tali eventi e che li ha documentati in questo libro. E noi sappiamo che il suo resoconto di queste cose è veritiero. Gesù fece anche molte altre cose. Se si scrivessero a una, penso che il mondo intero non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero. L'apostolo Giovanni ha detto che lo scopo di questo Vangelo è credere che Gesù è il Figlio di Dio. Scrivendo questi eventi, Giovanni ci esorta a credere, a confidare in Gesù, che ha pagato la pena per i nostri peccati, morendo sulla croce. Dio infatti ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Io vi dico la verità. Chi ascolta le mie parole e crede in Dio che mi ha mandato, ha vita eterna. E questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio e Gesù Cristo, che tu hai mandato sulla terra. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Messia, il Figlio di Dio, e perché credendo in Lui abbiate vita. Questo significa due cose. Dobbiamo essere d'accordo con Gesù. Abbiamo peccato contro il Santo Dio e commesso degli errori nella nostra vita, non importa quanto piccoli possano sembrare. E
dobbiamo fare affidamento sul fatto che Gesù ha pagato pienamente per i nostri peccati con la sua morte sulla croce, la morte che abbiamo meritato. Quando facciamo questo, immediatamente Dio ci dà liberamente la vita eterna. Quando l'apostolo Tommaso si confrontò con questa realtà, poté solo esclamare: Signore mio e Dio mio. In questo momento, se siete disposti, potete ottenere la pace con il Dio vivente facendo la seguente affermazione: affermo che ho peccato contro il Dio perfetto. Affermo che la morte di Gesù sulla croce ha pagato completamente per i miei peccati e mi affido al pagamento di Gesù per i miei peccati per ricevere la vita eterna e una posizione perfetta davanti a Dio. Signore mio e Dio mio.